D'altronde la NN, che ha un tennis formidabile, un tennis straordinario dal punto di vista tecnico, però deve andare tutto bene, perché basta che ci sia qualcosa che scricchiola, il suo rendimento cala. Che gran però, volet. Gran volet. Il difetto di Federer nella volée di rovescio che tiene la racchetta, la fa partire un po' troppo da dietro, vediamo se da qua si vede. Ecco, un po' troppo. Qui è riuscito a bloccarla perché era sotto la rete, è venuto fuori. Di dritto poteva giocare tranquillamente di rovescio questa palla, ma insomma. 40 pari da 0-40, Capito. Poteva far meglio a Casuso in passato. Sì, ma ci stava anche un bel pallonetto, forse. È vero. Ma ho la sensazione che quando si è costretto a fare le cose in fretta a Casuso, faccia un po' fatica. Vedi, qua gli ha preso il tempo in attacco e a Casuso è rimasto in balia di Federer. Mica male, eh. Match giocato a tre quarti di velocità, preoccupato soprattutto di dare la giusta direzione anziché picchiare. Ha mantenuto la coordinazione anche nella corsa in avanti Federer. Possibile, dice, gioco il primo game in ribattuta, così anche se gioco male, pazienza, insomma. Casuso, amico mio. Qui cambiata la musica, nel senso, insomma, che a Casuso ha tenuto tre quarti d'ora, insomma. Perché, come ho detto tante volte, insomma, ci sono due modi per giocare meglio. Migliorare i propri colpi o giocare il proprio miglior tennis mezz'ora di più. Un bel dritto di Casuso. E questo qui, circoletto rosso. Ma quando giustamente è ripristinato? Giustamente mi hanno rimproverato. Sai cosa c'è? Che non facciamo più una trasmissione come facevamo una volta il grande tennis. E allora io adoperavo il circoletto rosso per agevolare il lavoro di Elena Pero, che raccoglieva i punti migliori di una partita. Siccome questa trasmissione, non chiedetemi perché, ma non la facciamo più, e allora non mi viene la voglia di... No, però secondo me ci manca ai nostri amici. Siamo, come si suol dire, in stazione. È andato avanti su una palla sulla quale non si doveva forse andare avanti, ma dice, siccome dobbiamo finire è ora,